Allora, abbiamo finito la volta scorsa la lezione con l'operazione Barbarossa. Siamo nell'autunno del 40. Dopo essere stato rieletto presidente per la terza volta, Roosevelt decide di sostenere economicamente il Regno Unito, che era rimasto da solo ad opporsi alla Germania nazista. Nel 1941 viene varata una legge che permette l'invio di materiale bellico e Roosevelt incarica le navi militari statunitensi di scortare le imbarcazioni che portano rifornimenti in Europa. Il 14 agosto del 1941 Roosevelt incontra Churchill, il primo ministro inglese, sull'isola di Terranova, di fronte alle coste del Canada. I due sottoscrivono la Carta Atlantica. In essa si fissano le regole per una pacifica convivenza fra gli stati dopo la fine della guerra. Si prevede l'autodeterminazione dei popoli, come era già presente nei 14 punti di Wilson, la libertà dei mari e dei commerci, la cooperazione tra gli stati e l'abbandono dell'Unione uso della forza nei rapporti internazionali. Nel settembre 1940 il Giappone aderisce al patto d'acciaio, che prende il nome di patto tripartito o asse Roma-Berlino-Tokyo. Tale patto sancisce l'aiuto reciproco nel caso in cui una delle tre potenze venga attaccata e suddivideva il mondo in tre sfere di influenza: l'Europa alla Germania, l'area del Mediterraneo all'Italia, l'Estremo Oriente al Giappone. Di fronte alla politica nipponica, gli Stati Uniti bloccano le esportazioni. Il Giappone aveva un'industria all'avanguardia, ma scarseggiava di materie prime. Viene quindi messo di fronte alla scelta: ritirarsi dalle zone occupate per riprendere i commerci con l'Occidente, oppure continuare a conquistare nuovi territori che gli avrebbero permesso di possedere le materie prime di cui era privo. Il governo giapponese sceglie quest'ultima soluzione e il 7 dicembre del 1941 l'aviazione attacca di sorpresa, senza nessuna dichiarazione di guerra, la base militare statunitense di Pearl Harbor nelle isole Hawaii. L'incursione distrugge quasi tutta la flotta degli Stati Uniti stanziata nell'Oceano Pacifico. Il giorno successivo gli Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone e l'11 dicembre, come previsto nel patto, Germania e Italia dichiarano a loro volta guerra agli Stati Uniti. In questo modo il conflitto si trasforma in una guerra planetaria. Il Giappone sfrutta la propria superiorità momentanea, la propria superiorità navale, per estendere il suo dominio nell'area del Pacifico e nel sud-est asiatico. Alla metà del 1942 i giapponesi arrivano a controllare molte isole del Pacifico. Tolgono agli Stati Uniti le Filippine, agli inglesi la Malesia, la Birmania, Hong Kong, Singapore, agli olandesi la Nuova Guinea e l'Indonesia olandese. Nei territori conquistati, inizialmente il Giappone si presenta come un liberatore delle popolazioni asiatiche dalle dominazioni coloniali europee e quindi il suo arrivo viene spesso accolto con favore dai movimenti indipendentisti. Ben presto però i giapponesi mostrano il loro volto imperialistico. Per questo motivo, soprattutto in Cina e in Indocina, si formano gruppi nazionalistici che iniziano a lottare contro il dominio nipponico per riconquistare l'indipendenza. Il dominio nazista sull'Europa è ormai consolidato. A metà del 1942 più di 250 milioni di individui sono sottomessi al regime nazista. La Germania aveva annesso alcuni territori, mentre altri li controllava attraverso un'amministrazione militare tedesca. Nell'estate del 1942 i tedeschi lanciano una nuova offensiva contro i sovietici, riescono ad occupare la Crimea e ad arrivare nella regione del Caucaso. Oltre al controllo diretto, troviamo i governi collaborazionisti, come abbiamo visto in Norvegia, Olanda, nella Francia meridionale, nella Slovacchia e in Croazia. Infine, la Germania contava sull'alleanza militare di Ungheria, Bulgaria e Romania. Gli unici stati europei che rimangono neutrali al conflitto sono la Svizzera, la Svezia, la Turchia, il Portogallo e la Spagna di Franco, che si limita ad inviare un contingente di volontari per la campagna di Russia in appoggio ai tedeschi. I tedeschi sfruttano in maniera massiccia tutti i territori occupati, prendono le risorse agricole e industriali e portano in Germania milioni di lavoratori.
per impiegarli nell'incessante produzione di materiale bellico. In queste zone, naturalmente, ITER porterà avanti il suo progetto di perseguitare e deportare tutti quelli che venivano considerati inferiori e pericolosi per la purezza della razza, quindi ebrei, slavi, rom, sinti, omosessuali, disabili o comunque tutti quelli appunto ritenuti inferiori. Ben presto, nell'Europa occupata dai tedeschi, nasce un sentimento di ribellione che si trasformerà poi in una resistenza armata. Venivano praticate atti di guerriglia, di sabotaggio contro le truppe tedesche, venivano trasmesse informazioni agli alti comandi militari britannici. I movimenti di resistenza erano collegati a quelli di liberazione oppure ai governi che si trovavano in esilio nel Regno Unito. Pensiamo, per esempio, nel caso francese, a quello guidato da Charles de Gaulle. In ogni paese nascono appunto movimenti di resistenza e nello stesso tempo anche movimenti di collaborazionismo, cioè il fenomeno esattamente opposto, la disponibilità da parte degli abitanti delle zone occupate a collaborare con i tedeschi per trarne dei vantaggi personali, non tanto magari per condivisione politica, ma per vantaggi personali. Infatti molti individui si arruolano volontari nei reparti delle SS per andare contro i combattenti della resistenza. In questo modo scoppiano delle vere e proprie guerre civili. Resistenza e collaborazionismo sono elementi che distinguono la Seconda Guerra Mondiale dal primo conflitto. Un esempio fra tutti è quello della Rosa Bianca in Germania. Questo movimento di resistenza contro il nazismo venne chiamato Rosa Bianca e fondato nel giugno del 1942 da cinque studenti tedeschi che frequentavano l'Università di Monaco di Baviera. Il loro obiettivo era quello di spingere i tedeschi alla ribellione e al sabotaggio, distribuendo all'interno dei luoghi pubblici opuscoli che denunciavano gli orrori commessi contro gli ebrei. Alcuni membri della Rosa Bianca avevano partecipato alle campagne di guerra in Francia e sul fronte russo e quindi avevano assistito anche alla distruzione di interi villaggi, alle violenze e ai massacri contro le popolazioni civili. I giovani della Rosa Bianca erano spinti dagli ideali di tolleranza e di giustizia ed erano contrari a qualunque forma di violenza e di sopraffazione. Tra questi vi era una giovane ragazza, Sophie Scholl, che insieme al fratello Hans fu tra gli attivisti del gruppo. Tuttavia, il 18 febbraio del 1943, Sophie e suo fratello furono scoperti da un custode mentre distribuivano volantini e furono arrestati dalla Gestapo. Dopo 4 giorni di interrogatorio, Sophie ribadì sempre le sue posizioni e non si pentì mai di aver tentato di agire contro il Reich. Insieme alla ragazza e al fratello, un altro studente fu ritenuto colpevole di altro tradimento e per questo motivo tutti e tre furono processati e condannati a morte, ghigliottinati il 22 febbraio. In seguito venne giustiziato anche un professore di filosofia che aveva aderito alla Rosa Bianca. A differenza di altri movimenti di resistenza, la Rosa Bianca non fu caratterizzata dalla condivisione di un ideale politico, ma ispirata solo dall'amore per la vita e dal rispetto verso tutti gli esseri umani. Infatti, la resistenza della Rosa Bianca non fu portata avanti con le armi, ma con le idee e con la circolazione di informazioni, in modo da rendere tutti i tedeschi consapevoli delle atrocità compiute dal nazismo. Vi ricordo il film La Rosa Bianca del 2005 di Mark Rothemund, che è estremamente interessante.